perché alcuni milionari hanno così tanto denaro, ma raramente li vedete lavorare per ottenerlo? Potreste essere preoccupati di non avere abbastanza risparmi per l'istruzione dei vostri figli o per la pensione. Volete uscire dalla routine del lavoro dalle 9 alle 5 e diventare finanziariamente indipendenti entro i 40 anni? Nel video di oggi vi sveliamo i metodi e le strategie segrete che le persone ricche si sono tramandate di generazione in generazione. È interessante notare che la maggior parte delle persone non sa come fare. Ma prima lasciate che vi racconti una vecchia storia su un re e i suoi sudditi. C'era una volta un re molto potente che governava su un territorio molto vasto. Il suo regno era così vasto che si estendeva a perdita d'occhio, e alcuni dicevano che ci sarebbero voluti mesi per andare a cavallo da un capo all'altro. Le sue ricchezze e i suoi possedimenti sembravano infiniti. Questo re amava i giochi e, dopo aver giocato a ogni tipo di gioco disponibile all'epoca, sfidò i suoi sudditi a inventare un gioco che potesse impressionarlo. Qualche settimana dopo, un uomo visitò il palazzo del re e chiese udienza per mostrargli un gioco che aveva appena inventato. Il gioco si chiamava Scacchi ed era un gioco strategico. Il re fu molto colpito dal nuovo gioco e disse all'uomo: «Il mio desiderio è semplice, mio imperatore, mettere un chicco di riso sulla prima casella della scacchiera e raddoppiarlo sulla casella successiva». All'inizio il re era riluttante perché voleva dare all'uomo una ricompensa maggiore per la sua invenzione, magari un pezzo d'oro, ma alla fine accettò di dare all'uomo esattamente quello che voleva. Su ordine del re, il tesoriere iniziò a calcolare la quantità di riso da dare all'inventore. Il tesoriere mise un chicco di riso nella prima casella, due nella seconda, quattro nella terza e così via. Quando arrivò alla decima casella, dovette mettere 512 chicchi di riso. Alla ventesima casella il numero era salito a 524.288 chicchi. Al centro del tabellone il numero aveva raggiunto 2.147.483.648 chicchi, ovvero circa 2.150 milioni di chicchi. Quando il tesoriere raggiunse l'ultima casella della scacchiera, si rese conto che il re doveva all'inventore circa 9,2 trilioni di chicchi di riso. La cifra era così alta che il re fu costretto ad abdicare e a consegnare il suo trono a questo saggio per mantenere la sua promessa. Questa storia illustra il potere del calcolo dell'interesse composto, talvolta definito l'ottava meraviglia del mondo. Il potere dell'interesse composto non deve essere sottovalutato. I ricchi conoscono bene la magia dell'interesse composto. Ecco perché raramente li si vede lavorare dalle 9 alle 5 e spendere il loro tempo prezioso in straordinari. Utilizzano invece il potere dell'interesse composto per far lavorare il denaro al posto loro. Se non avete ancora capito come fanno i ricchi a far lavorare il loro denaro per loro, lasciate che ve lo spieghi. Fanno investimenti che si rivalutano nel tempo grazie all'interesse composto. Per illustrare questo concetto, prendiamo Jack, che ora ha 25 anni e ha $1000 di risparmi. Può realisticamente ottenere un rendimento annuo dell'8-14% sui suoi investimenti. Poiché il rendimento medio annuo dell'indice MSCI World è dell'8,7%, Jack guadagnerebbe l'1,5%. 000 risparmi in un fondo indicizzato. In questo modo, l'investimento iniziale di $1000 cresce nel tempo. Quando Jack compie 65 anni e va in pensione, i $1000 sono cresciuti fino a $21.725. Considerando che Jack ha investito $1000 una sola volta, si tratta di una cifra enorme, un rendimento di oltre il 2000%, in altre parole, il suo investimento è cresciuto di 20 volte. Qualcuno potrebbe pensare che $21.000 siano un buon rendimento. Ma anche se $21.725 sono una bella somma da avere a 65 anni, quel denaro non durerà a lungo e si esaurirà presto, soprattutto perché ha investito solo $1000. Si può fare una o due vacanze di lusso, ma non si può smettere di lavorare dalle 9 alle 5. Quindi la domanda è, come potete voi o Jack sfruttare la magia dell'interesse composto e diventare milionari? Consideriamo l'esempio di Jill, che ha studiato finanza in una rinomata scuola di economia. Ha imparato il potere dell'interesse composto e come usarlo per raggiungere i suoi obiettivi e i suoi sogni. Dopo la laurea, ottiene un lavoro con una retribuzione di $4000 al mese. Risparmia sempre $1000 al mese e li investe nello stesso fondo indicizzato di Jack. Jill ha 22 anni e intende investire regolarmente ogni mese fino alla pensione a 65 anni. Dubita ancora che diventerà milionaria. Ipotizziamo un rendimento annuo dell'8,7% e vediamo come evolve il suo investimento. Se si attiene alla sua strategia di investimento che prevede di versare $1000 al mese in un fondo indicizzato, potrebbe diventare milionario all'età di 47 anni. Sì, è proprio così. Investendo solo $1000 al mese, raggiungerà lo status di milionario entro 25 anni dal suo investimento iniziale.
Se continuerà a investire $1,000 al mese, potrà accumulare altri 4,68 milioni di dollari nei prossimi 18 anni, fino al pensionamento all'età di 65 anni. Così, all'età di 65 anni, l'investimento di Jill raggiungerà l'astronomica cifra di 5,68 milioni di dollari, più che sufficiente per una pensione felice. In conclusione, se avete meno di 25 anni, uno dei maggiori vantaggi che avete è che potete sfruttare appieno l'effetto dell'interesse composto. Il tempo è il vostro più grande alleato nella lotta per la libertà finanziaria. Iniziate a risparmiare regolarmente fin da giovani. In questo modo, il vostro portafoglio avrà il tempo necessario per maturare. Attenzione! Grazie al potere dell'interesse composto, il tempo è la variabile più importante a favore di un giovane investitore. Iniziate a investire una piccola parte del vostro reddito in interessi composti e continuate a farlo per almeno 10 anni. Alla fine di questo decennio, vi accorgerete di non aver più bisogno di risparmiare. All'età di 35 anni sarete già ricchi e otterrete ottimi rendimenti dal vostro portafoglio, mentre tutti i vostri amici faranno fatica a sbarcare il lunario. Vi ringraziamo per aver guardato.